1 settembre 1983. Un anonimo informa con un messaggio all'agenzia ANSA, in lingua turca, che Emanuela Orlandi è stata rapita e portata in Svizzera, fornendo il recapito dei lupi grigi presso la Turk Kultur Okagi, un'associazione culturale turca di Olten, nel canton Soletta. La stessa missiva era stata inviata qualche giorno prima all'ambasciata italiana di Basilea. Per gli accertamenti del caso, viene interessata la divisione Interpol, che va a Olten presso l'indirizzo comunicato, ma trova solo l'abitazione di un turco. Con una telefonata all'ANSA, torna a farsi vivo l'americano, facendo ritrovare una lettera in un furgone della RAI a Castel Gandolfo. Concludendo la telefonata, dice: «Prelevate il materiale subito, altrimenti lo sottraggono. Mi hanno detto di riferirvi che nelle vicinanze della Basilica di Santa Francesca Romana il pontefice celebra la Via Crucis». A domanda del giornalista chiarisce: «La scelta della basilica è inerente al giorno della scadenza del 20 luglio scorso». Quel 4 settembre è l'occasione della prima udienza che Giovanni Paolo II tiene dopo l'attentato. Le misure di sicurezza sono eccezionali, eppure l'americano è riuscito a superare il muro dei controlli. Ha anche lasciato una busta gialla in un cestino dei rifiuti in via Porta Angelica, a pochi metri da casa Orlandi, con la fotocopia del frontespizio di un album con gli spartiti per flauto del compositore Hughes, che Emanuela aveva con sé il giorno del rapimento. Sulla pagina ci sono appuntati nomi e indirizzi di tre persone. La scrittura è quella di Emanuela Orlandi, riconosciuta dal padre Ercole. I tre nomi sono quelli di Laura Casagrande, Gabriella Giordani e Carla De Blasio. Nella busta vengono trovati anche quattro sassolini. Secondo gli inquirenti sono collegati alla telefonata dell'americano all'ANSA, dove afferma: «Mi hanno detto di riferirvi che nelle vicinanze della Basilica di Santa Francesca Romana il pontefice celebra la Via Crucis». Nel messaggio registrato sull'audiocassetta, malgrado un forte rumore di fondo, una voce afferma: «Si vogliono non considerare i comunicati anteriori e posteriori il 20 luglio 1983, unica e mai rinnovata scadenza». Il sospetto è che i quattro sassolini corrispondano alle ultime stazioni della Via Crucis: crocefissione, morte, deposizione e sepoltura. Il corpo di Emanuela viene cercato attorno alla chiesa, ma senza risultato. Nelle tre facciate manoscritte si afferma che la questione Orlandi si è chiusa il 20 luglio e che è colpa del Vaticano, che non ha voluto lo scambio con Açka. E viene negata l'esistenza del fronte Turkish, attribuendo i comunicati a funzionari italiani o vaticani. Si avverte infine che la loro ultima comunicazione risale al 21 luglio. La primissima ipotesi della squadra mobile è che le scritte autografe riportanti gli indirizzi sono senza ombra di dubbio stilate dalla giovane scomparsa. Il documento sarebbe un collage, infatti gli scritti sono fatti su foglie a righe e successivamente apposti sullo spartito e quindi fotocopiati. I nomi delle persone citate sono tutti indirizzi sfruttati dagli ignoti sequestratori. Appare quanto mai improbabile che gli scritti, così come appaiono, fossero in possesso della giovane al momento della scomparsa. Sulla scorta di quanto sopra, si è portati a ritenere che la giovane abbia potuto subire, anche se per un breve lasso di tempo, un periodo di segregazione. 6 settembre 1983. Ercole Orlandi convoca i giornalisti nello studio dell'avvocato Egidio per leggere un appello rivolto ai rapitori. Messaggio di Ercole Orlandi per i rapitori della figlia Emanuela. Io, il padre di Emanuela ed interprete del pensiero, delle sensazioni, del turbamento profondo e incommensurabile, dolore di mia moglie, ho deciso di rispondervi personalmente e direttamente. Noi, padre e madre di Emanuela, abbiamo il diritto di chiedere a voi una precisa risposta. Se Emanuela è ancora viva, provatelo. Se la cara e adorata Emanuela è morta, indicateci il luogo dove trovare la nostra Emanuela. In serata, pochi minuti dopo le 8 di sera, l'americano richiama e detta un lungo comunicato, ma il giornalista che risponde riesce ad annotare soltanto i passaggi principali. Nell'attuale situazione, i messaggi dei rapitori non sono indirizzati verso l'opinione pubblica, ma a eminenti personaggi pubblici all'interno del Vaticano.
Le ricerche che proseguono nella zona della Basilica di Santa Francesca Romana sono inutili. Emanuela non è lì. Il nome della basilica è un'indicazione cifrata per le autorità vaticane. C'è chi lo capisce. Il Papa ha avuto un atteggiamento negativo. Emanuela non so dov'è. Non ho responsabilità e non sono autorizzato a parlarne. Ma ripeto, tutti questi messaggi sono in codice e, in ogni caso, l'operazione Ajka è chiusa. È l'avvocato Egidio che parla. È l'avvocato Egidio? Sì, sono io. E personalmente? Personalmente. Senta, avvocato, questo è il fatto. Mi dica. Lei non conosce la mia voce, no? Senta, ma lei ha difficoltà, vuol parlare in inglese per caso? Do you want to speak English? Yeah, but no, il fatto è questo, che parlando in inglese io le do un'identità più precisa della mia originalità. Parlando in italiano, anche se non parlo bene, lei non può avere una riferimento alla mia nazionalità. Noi stiamo lavorando in maniera sotterranea, capisce? Non pubblico, ora non interessa fare parlare pubblicamente, non abbiamo bisogno di uno, due mesi, lavoriamo in maniera sotterranea, quindi non faccio nessuna dichiarazione, non parlo pubblicamente, non parlo con i giornali di questo rapporto, noi non abbiamo più nessun interesse ora a comunicare con la stampa. 8 settembre 1983. Alla madre di Mirella Gregori arriva una lettera con la richiesta di un pubblico intervento del Presidente della Repubblica Sandro Pertini a favore della liberazione di Ajka. È il primo contatto dei presunti rapitori con la famiglia Gregori. La grafia è simile a quella del manoscritto trovato nel furgone della RAI il 4 settembre. In totale è il terzo messaggio in cui i rapitori citano Mirella Gregori. 12 settembre 1983. Un anonimo con inflessione straniera telefona al bar gestito dai Gregori, in via Volturno. Si qualifica come appartenente allo stesso gruppo che ha rapito la Orlandi e sollecita l'intervento del capo dello Stato. Conclude la telefonata dicendo alla sorella Maria Antonietta: «Fate finta di niente. Appena attaccherò, tornate ai vostri posti, lei alla cassa e il suo fidanzato dietro al banco». L'uomo li stava evidentemente osservando. 22 settembre 1983. Il fronte Turkish invia il suo quarto comunicato all'ANSA di Milano, con 20 particolari su Emanuela, alcuni molto vaghi. Gli piace il gelato, o una volta vomitò aranciata, altri un po' più precisi, anche il tè non gli andava. Sempre in questa data, un'ulteriore sigla, Phoenix, compare sulla scena. Con una telefonata a Il Tempo segnala nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, vicino alla stazione Termini, un foglio. Su di esso si parla di 5 componenti, tra cui P e M, forse Pierluigi e Mario. Uno di loro ha commesso lo sbaglio di vantarsi di aver preso parte al prelevamento, che è stato semplice e rapido, anche grazie a una persona amica. 23 settembre 1983. Nel corso di una delle telefonate con l'avvocato Egidio, l'americano sostiene che Pierluigi e Mario fossero stranieri. Il Vaticano sa chi erano Pierluigi e Mario. Erano persone che non sono neanche italiane. Anche io sono americano solo di nome. Io sono un italiano che fa accento inglese, mettiamo così. 24 settembre 1983. Lo stesso anonimo che ha chiamato al bar dei Gregori il 12 settembre 83 telefona nuovamente e dice al fidanzato della sorella di Mirella di prendere nota. A quel tempo ero fidanzato con la mia attuale moglie, sorella di Mirella Gregori, e io allora lavoravo già al bar di mio suocero. Una mattina mi trovavo al bar e ha squillato il telefono. E la prima cosa che ha fatto mio suocero è andato e ha risposto. Mentre parlava, che io stavo un po' lontano dal telefono, ho visto mio suocero che si trovava in difficoltà. Allora sono andato lì vicino al telefono e mi ha detto: Filippo, rispondi te che io non capisco,
niente. Sono andato lì, ho preso la cornetta e ho detto pronto. All'altra parte del telefono c'era una persona, uno straniero, con un accento straniero. E ma la prima cosa che mi ha detto prendi carta e penna. Io la prima cosa che ho fatto sono andato alla cassa, ho preso un pezzo di carta che adesso vi mostro che ancora mi trovo qua. Allora, maglieria Antonia, ready jeans con cintura, maglietta intima di lana, scarpe con tacco colore nero lucido, marca Saroyan di Roma. Dopo mi ha detto, dopo che avevo finito di scrivere, ha detto non divulgare questo messaggio. Ha detto dopo dillo a Antonietta che lei capirà.27 settembre 1983. L'anonimo chiama ancora al bar dei Gregori per sollecitare l'intervento di Pertini. L'apparecchio è sotto controllo e la polizia scopre che la telefonata è partita da una cabina telefonica sulla circonvallazione Corneglia. All'arrivo degli agenti, però, il telefonista non c'è più. Uno degli agenti disse di averlo visto allontanarsi con un cappello in testa, girare l'angolo e sparire. Richard Roth, corrispondente a Roma della CBS, riceve una lettera spedita da Boston il 22 settembre 1983, spedita precisamente dalla Kenmore Station, nella quale si legge del materiale precedentemente posto a conoscenza del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, e si parla di un episodio tecnico che rimorde la nostra coscienza. Secondo una perizia grafica, il messaggio partito da Boston e quello infilato il 4 settembre nel furgone della RAI sono stati vergati dalla stessa mano. In entrambi si afferma che Emanuela è stata uccisa. Signor Roth, lei è entrato in questa storia perché? Perché sono stato coinvolto personalmente dopo qualche telefonata in ufficio, all'ufficio, la CBS, e poi dopo qualche lettera hanno arrivati all'ufficio. Ecco, che tipo di telefonate, che tipo di lettere erano? La prima telefonata era da un uomo sconosciuto che ha detto arriverà una lettera. Non ha detto precisato che tipo di lettera, solo una lettera. Poi, questo era in settembre di 83. Poi, 6 giorni dopo questa telefonata, è arrivata la prima lettera, impostata da Boston, anonima, è poco chiaro. Poco chiaro. E c'era qualche cosa che servisse o che desse una traccia, che desse una direzione? Sì, dopo qualche giorno è arrivata un'altra lettera. E qualche altre telefonate. Insomma, le lettere erano le lettere hanno ribadito la richiesta della liberazione di Ali Agca. Cioè lo scambio. No, solo la liberazione di Ali Agca. Di Agca e anche gli altri Baggi, non mi ricordo precisamente gli altri nomi di quelle uomini turchi. Fine settembre 1983. Giulio Gangi, l'agente del SISDE, si presenta a casa Orlandi dicendo che entro 10-15 giorni Emanuela sarà a casa. Dice di essere sicuro che a riportarla saranno gli stessi uomini del SISDE e aggiunge che Emanuela è molto provata. 20 ottobre 1983. Il capo dello Stato, Sandro Pertini, rilascia all'ANSA un'intervista dove invita i sequestratori a rilasciare immediatamente Mirella e Emanuela. Non accenna a scambi, nel rispetto di una linea di estrema fermezza nella lotta al terrorismo. Dunque Pertini crede allo scenario politico terroristico. C'era stato chiesto anche di far fare un appello dal Presidente della Repubblica, al che il Presidente Pertini si è reso subito disponibile e accettato volentieri, si è prestato volentieri a questa richiesta. E intanto nel frattempo avevano chiesto, telefonando ancora al bar, hanno detto a mio marito se mi stavo muovendo e quando sarebbe fatto l'appello. Mio marito gli premeva più di sapere notizie di nostra figlia, di Mirella, e allora gli ha chiesto, dice, ma ditemi qualcosa di Mirella, dov'è Mirella?
E loro gli hanno risposto: non fatevi troppe illusioni, e hanno attaccato. Nel pomeriggio l'americano risponde a Pertini chiamando l'avvocato Egidio e facendo trovare un messaggio in un bar di Via della Conciliazione. Il plico contiene una lettera inviata dallo stesso americano e ricevuta da Pertini il 26 settembre 83 e tenuta riservata. Verso sera, un messaggio fatto trovare davanti alla sede delle linee aeree turche lamenta del fatto che le autorità italiane non abbiano dato pubblicità alla missiva inviata al presidente. Si dice: io non ho fatto appello alla vostra sentenza con la quale sono stato condannato all'ergastolo, io ho lanciato questi messaggi perché una volta in carcere io dovevo riuscire ad evadere oppure ero destinato a formare oggetto di scambio con un altro sequestrato. È questo? Sì. Con un altro sequestrato. Se non fosse, e ci veniamo dopo, allora mi deve far capire, quando si fa un progetto di questo genere di scambio con un'altra persona, chi l'ha elaborato questo progetto di scambio? Questo fu elaborato da, come ho detto, Vasilev Kolev e Ural Celiekio, da tutti. Quindi c'era una promessa, insomma, ma io sono in carcere, quindi non posso sapere esattamente che succede fuori. Intanto, Ali Agca persiste nell'incolpare dell'attentato al pontefice la Bulgaria e Antonov, raccontando al giudice istruttore Ilario Martella tutti i particolari di quel giorno, il 13 maggio 81. Spiega come la macchina che aveva portato lui e il suo complice Celik in Vaticano era stata parcheggiata in Via della Conciliazione davanti all'ambasciata canadese e che poi lui, Celik e il bulgaro Antonov erano andati a prendere un caffè in un bar poco lontano, via Traspontina 9. Il giudice Martella ordina così riscontri sull'ambasciata e sul bar. Qualche ora dopo, proprio in Via della Conciliazione 30 e in Via Traspontina 9, vengono fatti ritrovare due messaggi riguardanti il rapimento di Emanuela Orlandi. I sedicenti rapitori della ragazza chiedono la liberazione di Agca. Singolare coincidenza, dirà nel 2011 Martella. Me ne accorsi quando mi venne affidata anche l'indagine sulla Orlandi. C'è quell'ispezione alla presenza di magistrati italiani e bulgari, della polizia e dello stesso Agca. E poco dopo, negli stessi luoghi, si trovano volantini sul caso Orlandi. 21 ottobre 1983. L'americano fa trovare in un furgone postale in piazza San Pietro un'audiocassetta in cui una donna straniera afferma che nel maggio precedente erano state sequestrate due minorenni statunitensi e una cittadina italiana. Dice che il nome di quella italiana verrà detto a breve. Conclude annunciando l'imminente soppressione di una giovane italiana in conseguenza del messaggio Phoenix del 22 settembre. 27 ottobre 1983. Il giornalista americano Richard Roth riceve una lettera da Boston in cui si dice che Mirella è stata rapita nel piazzale di Porta Pia, poco distante da casa sua. Nel frattempo l'americano chiama l'avvocato Egidio. Gli riferisce di preparare i genitori di Mirella Gregori, perché per lei non esiste più nessuna possibilità. Inizieremo a restituire il corpo della Gregori e poi a creare delle soppressioni. 14 novembre 1983. Il vice direttore del SISDE, Vincenzo Parisi, in un rapporto riservato che emergerà solo 12 anni dopo, esamina gli 8 messaggi dei gruppi Turkish e Phoenix. Secondo Parisi, non sembrano implicati nella scomparsa della ragazza, ma soltanto nella gestione del caso. 20 dicembre 1983. Verso le 19.40, il conducente dell'autobus Attac numero 5, che percorre la litoranea di Castel Porziano, sulla tratta Infernetto-Ostia, intravede quello che sembra un corpo, ed infatti lo è. Si tratta del piccolo José Garamón, un bambino uruguaiano, figlio di Carlos Garamón, un funzionario dell'IFAD, agenzia ONU per i progetti agricoli. Il corpo del bambino è privo di una scarpa e di un calzino e sembra essere stato vittima di un investimento. Nel pomeriggio, José era rientrato dalla scuola
e dalle 17.30, dopo essere passato da casa, era andato in farmacia e poi dal barbiere in Viale America. Uscito da lì, alle 18, era scomparso per poi essere ritrovato alle 19.40 a Castel Porziano, morto a 20 km dal negozio del barbiere. 21 dicembre 1983. Viene arrestato alle 4 del mattino Marco Accetti. L'uomo avrebbe prima adescato il bambino per poi ucciderlo, mentre quest'ultimo tentava di fuggire. L'uomo nega sin da subito e racconta di non essersi accorto di aver investito una persona. Procedevo alla velocità di circa 60-70 km orari. Non ho visto nessuna persona davanti a me. Improvvisamente ho sentito un botto e contestualmente ho visto il parabrezza andare in frantumi e sono stato investito da una ventata di aria fredda. Non ho frenato, ma ho rallentato l'andatura fino a fermarmi. Non sono sceso subito dalla macchina, ma sono rimasto a bordo cercando di capire che cosa era successo e togliendomi i vetri di dosso. Ho pensato che mi fosse stata tirata una sassata, quindi sono sceso dall'auto guardandomi intorno e gridando verso gli ignoti che secondo me mi avevano tirato una sassata. Poi, senza accorgersi della carrozzeria distrutta, avrebbe lasciato il furgone in una zona lì adiacente, per tornare quindi con un autobus a casa. E da lì, con l'auto della sorella, insieme ad un'amica, Patrizia, sarebbe tornato a Castel Porziano per coprire il furgone, con un telone, visto il nubifragio in corso ed il parabrezza sfondato, e per recuperare l'attrezzatura fotografica lasciata a bordo. Accetti, infatti, fa il fotografo. E a suo dire, quel giorno, sta andando da una ragazza per un reportage fotografico. L'autocarro è stato abbandonato con le chiavi inserite, ma prima di tornare al furgone, Accetti e la sua amica vengono fermati dai carabinieri. Gennaio 1984. Il giornalista americano Richard Roth, rientrando a Roma, trova due lettere spedite da Boston che riguardano il caso Orlandi. I messaggi sono brevi, scritti in corsivo con un abiro blu e una grafia simile a quella dei messaggi precedentemente spediti nel 1983. Nella prima lettera, l'anonimo autore annuncia che il nome della cittadina soppressa il 5 ottobre 83, a causa della reprensibile condotta della Segreteria Vaticana, sarà rivelato esclusivamente al segretario di Stato Agostino Casaroli. Nella seconda, ripete: si dia adito alla procedura di scarcerazione e consegna dei detenuti richiesti. Si dice: io non ho fatto appello alla vostra sentenza con la quale sono stato condannato all'ergastolo. Io ho lanciato questi messaggi perché, una volta in carcere, io dovevo riuscire ad evadere oppure ero destinato a formare oggetto di scambio con un altro sequestrato. È questo? Sì. Con un altro sequestrato. Se non fosse, e ci veniamo dopo, allora mi deve far capire, quando si fa un progetto di questo genere di scambio con un'altra persona, chi l'ha elaborato questo progetto di scambio? Questo fu elaborato da, come ho detto, Vasilev Kolev, Ural Celiekio, da tutti. Quindi c'era una promessa, insomma, ma io sono in carcere, quindi non posso sapere esattamente che succede fuori. 10 gennaio 1984. Con una ordinanza d'urgenza, il pretore di Napoli
dispone l'immediata cessazione della stampa e della ristampa e l'inibizione della vendita delle copie non ancora vendute del libro The Vatican Connection dell'americano Richard Hammer. Nel libro si parla dei tanti inspiegabili affari dell'Istituto Opere di Religione di Marcinkus, di Michele Sindona, del crack del Banco Ambrosiano, della misteriosa fine di Roberto Calvi e dell'accordo multimilionario in azioni e obbligazioni contraffatte fra mafia, banchieri e Vaticano fin dal 1971. 21 gennaio 1984. Katie Skerl, 17 anni, figlia di un regista svedese, studentessa iscritta alla Federazione Giovanile Comunista e Femminista, esce di casa nel pomeriggio per andare a una festa a casa di amici nel quartiere Talenti. 22 gennaio 84. L'ANSA, alle ore 11.47, lancia questa agenzia. Una ragazza, dall'apparente età di 17 anni, è stata trovata strangolata con una cinghia attorno al collo, in un vigneto lungo via Rocca di Papa, a Grotta Ferrata. Il corpo è stato scoperto questa mattina dal proprietario della vigna, Aldo Urbinello. La testa era leggermente coperta di terriccio e la giovane aveva pantaloni neri, una maglietta bianca e un cappotto di velluto nero. La cinghia trovata al collo della giovane strangolata è rossa e gli investigatori ritengono sia una borsetta da donna. In realtà, dall'autopsia del corpo di Catherine Skerl emergeranno le modalità dell'omicidio: un ginocchio puntato sulla schiena per tenerla ferma, un filo di ferro e una cinghia della sua stessa borsa stretta intorno al collo. Così è stata uccisa Katie Skerl. La ragazza ha le costole spezzate, la testa è ricoperta di lividi e contusioni. Segno questo che dopo averla immobilizzata, provocandole le lesioni con la sola pressione dell'arto, l'assassino ha tentato invano di strangolarla e solo quando si è accorto che era ancora viva le ha schiacciato il viso nella melma fino a soffocarla. Gli esami hanno escluso che sia stata violentata. Il tutto è avvenuto intorno alla mezzanotte. La ragazza era uscita da una festicciola per andare a un appuntamento con un'amica, ma non c'è mai arrivata. Il mistero inizia proprio nel tratto di strada che va da Largo Cartesio alla fermata della metropolitana Lucio Sestio. 22 aprile 1984. Arriva l'ottavo e ultimo appello di Giovanni Paolo II per Emanuela. 26 aprile 1984. Il Corriere della Sera pubblica un'intervista al papà Ercole Orlandi, in cui quest'ultimo ribadisce la pista politico-terroristica. L'articolo è corredato da una foto con Giovanni Paolo II, Emanuela e una ragazzina di profilo poco riconoscibile. La stessa mattina arriva una telefonata a quella ragazzina. Si tratta di Gabriella Giordani, amica d'infanzia di Emanuela. Risponde la madre. La voce, con inflessione anglofila, chiede di Gabriella, ma la madre dice che non c'è e chiede chi stia parlando. L'anonimo risponde: non ha importanza, signora. Dica a sua figlia che Emanuela sta bene e la saluta. Alla donna, in seguito, viene fatta ascoltare la voce dell'americano e lo riconosce al 90%. I familiari della famiglia Orlandi ipotizzano che il nome ai rapitori non può che averlo detto Emanuela, quindi è viva. 25 maggio 1984. Alcuni rappresentanti dello IOR firmano un accordo in base al quale l'Istituto Bancario Vaticano si impegna a versare ai liquidatori del Banco Ambrosiano di Calvi 240 milioni di dollari, quasi l'intero ammontare dell'indebitamento che lo IOR aveva al momento del crack con l'Ambrosiano. 12 giugno 1984. Arrivano all'ANSA e al Messaggero due lettere uguali da Francoforte, in Germania. Non avete adempiuto alla nostra richiesta di liberare subito Açka, Celebi e gli altri nostri amici. Emanuela Orlandi non è tornata, si legge. Pochi giornali riprendono la notizia e nessuno cita la parte finale dove i misteriosi mittenti minacciano i familiari del giudice Ilario Martella, al quale spetta la decisione di liberare o meno il bulgaro
Sergei Antonov. La cosa sospetta è che la moglie ed i figli del magistrato proprio in quei giorni rientravano a Roma, pur vivendo abitualmente all'estero. Una cosa simile era accaduta il 10 luglio 83, dopo che Martella aveva telefonato dall'ambasciata italiana a Sofia, dove si era recato per interrogare Celenc, Avzavod e Kolev. 11 luglio 1984, alle 19:20, viene interrogato Ercole Orlandi, il quale spontaneamente dichiara: «Verso agosto-settembre dell'82, prima della scomparsa di Emanuela, ho saputo da mia figlia Natalina che in quei giorni una ragazzina a nome Raffaella Gugel, pur abitante in Città del Vaticano, figlia di Angelo Gugel, aiutante di camera del Santo Padre, era impaurita e non voleva uscire di casa, si sentiva pedinata. Dopo che è scomparsa mia figlia Emanuela, mia sorella, Anna Orlandi, ha avuto conferma di quanto sopra. Dalla stessa madre di Raffaella. La madre di Raffaella disse altresì a mia sorella che avevano riferito i fatti al responsabile della vigilanza vaticana, Camillo Cibin, il quale spesso mandava degli agenti dietro a Raffaella. Tengo a precisare che una sorella di Raffaella, a nome Flaviana, credo, quest'ultima, della stessa età di mia figlia Emanuela, somigliava molto a mia figlia, qui citata, e che spesso Emanuela e Raffaella uscivano assieme, molto più spesso che Raffaella e Flaviana. Preciso infine che a detta di molti c'è molta somiglianza tra me e Angelo Gugel, tanto che alcune persone a volte mi scambiano per lui. 12 luglio 1984. Alle 10:35 viene interrogata Anna Orlandi, sorella di Ercole e zia di Emanuela, la quale conferma i fatti riferiti da Ercole. E aggiunge: «La famiglia Gugel mi è sembrata molto preoccupata, in quanto dopo la scomparsa di Emanuela hanno annullato il loro telefono diretto e Flaviana ha tagliato i capelli corti, molto corti, e tinti da scuri a biondi. Inoltre, sia Raffaella che Flaviana hanno sospeso le loro attività esterne. Desidero precisare che prima che tagliassi i capelli, Flaviana aveva una certa rassomiglianza con Emanuela. Credo che tuttora sia Raffaella che Flaviana, in particolar modo quest'ultima, vanno e tornano da scuola sempre insieme a qualcuno, o il genitore o qualche collega di quest'ultimo». 13 luglio 1984. Nell'ambito delle indagini, i carabinieri del reparto operativo inviano a Domenico Sica un rapporto giudiziario dove si legge che Raffaella Gugel era amica e assidua frequentatrice di Emanuela, tanto da accompagnarsi spesso con lei in molti luoghi pubblici. La sorella di Raffaella Gugel, Flaviana, è molto somigliante a Emanuela. Angelo Gugel è molto somigliante a Ercole Orlandi, padre di Emanuela, tanto da essere scambiato da molti con quest'ultimo. Dopo la scomparsa di Emanuela, presso la famiglia Gugel sono giunte telefonate mute. Tale situazione lascia ragionevolmente supporre che gli eventuali rapitori di Emanuela Orlandi, nella fase preparatoria dell'atto criminoso, abbiano avuto l'intenzione di studiare le mosse della famiglia Gugel, molto vicina a Santo Padre e quindi costituente un obiettivo remunerativo per richieste di ogni genere, ed in seguito abbiano ripiegato su Emanuela Orlandi per un mero errore, reso possibile dai punti sopra citati, oppure per motivi sconosciuti. 24 luglio 1984. Amiane, Treviso, viene interrogata Raffaella Gugel, che riferisce: «Dopo alcuni giorni che il Santo Padre fu attentato dal terrorista turco, mio padre mi disse di stare attenta per la strada, perché nella Città del Vaticano erano circolate delle voci di un possibile rapimento di un cittadino vaticano in cambio del terrorista turco Ali Akçah.